Buonasera e bentornati in onda. Sono le, non lo so perché l'orologio oggi non funziona, fatemi vedere, a 20 e 38 minuti, scusate, esatto. Era spento. Buonasera, ciao, cara Concetta. David. Confermo, 20 e 38. Allora, non funziona niente oggi perché Roma è paralizzata dalla visita del presidente Zelensky. Meno male che Massimo Franco è riuscito ad arrivare, benvenuto. Massimo, grazie, Franco, ben è bentornato. Trovarci. La giornata, grazie, è la giornata di Zelensky che, come sapete, Mattarella, Presidente del Consiglio, Papa e infine altri luoghi istituzionali di questo paese. Parleremo senz'altro di questo e anche di un'altra serie di questioni di giornata, di piccole polemiche, piccole grandi polemiche che si sono aperte, per esempio sul caso di Carlo Rovelli, prima diciamo così punito e poi però non era invitato al festival alla Fiera del Libro di Francoforte, ho detto no, non devi venire perché hai parlato male al 1° maggio, poi dopo invece hanno cambiato idea. Insomma, una di quelle piccole polemiche di giornata che però danno il segno dei nostri tempi. Anche di questo parliamo con Pietro Senaldi, con direttore di Libero, eccolo, buonasera, bentornato Senaldi, con Umberto, buonasera, Galimberti, professore, come sta? Buonasera. Bene. E con Natali Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Un momento e torniamo con voi. Una giovane Repubblica che si è trovata a fare i conti con il terrorismo politico, con le stragi, talvolta compiute con la complicità di uomini da cui lo Stato e i cittadini si attendevano difesa. Qui nessuno ti spiega la strada per scegliere il lato migliore, ed ora guardando lontano io vedo le luci, una notte, un bagliore. Conosco il dolore del tempo, le rughe della sua faccia, le vele scolpiscono il vento correndo, le barche non lasciano traccia. Profeti e nazioni apparecchiano insieme ancora la stessa tavola, le storie dell'Apocalisse si mutano a volte in scenari da favola. Io non credo francamente che sia molto proficuo utilizzare, diciamo, le relazioni internazionali per risolvere i propri problemi di politica interna. La statua della mia libertà si muove. Esiste un'etnia italiana, quella che definisce la Treccani aggruppamento del linguistico-culturale. La natalità, così come l'accoglienza, non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia. Dio dammi la forza per un comunista in meno. Una mare che non si ritirerà. E 46, buonasera, questa era la nostra copertina con le ultime immagini dedicate proprio alla visita del premier ucraino Zelensky oggi a Roma per 24 ore. Buonasera, Concetta De Gregorio. David. E allora da qui noi stasera partiremo. Putin uccide, ha detto Zelensky poco fa, con lui non parlo. Vuole inglobare Minsk, cioè la Bielorussia, e il piano di pace sia ucraino. Questa è la sintesi di una lunga giornata, iniziata oggi con il suo arrivo all'aeroporto militare di Ciampino, poi l'incontro con il capo dello Stato Mattarella, quindi con il presidente, con la presidente Meloni, e l'incontro in Vaticano faccia a faccia con Papa Francesco. Buonasera al Pietro Senaldi, con direttore di Libero, il professor Umberto Galimberti, collegato da Milano, in studio con noi Massimo Franco. Buonasera, buonasera, bentornato. E collegata da Tallinn, in Estonia, per il summit del Consiglio dei Ministri del Baltico sulla sicurezza energetica, vista anche la crisi in Ucraina, Natali Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali. Allora, buonasera. Tocci, buonasera e grazie. Allora io partirei da lei, non prima di averle fatto sentire questi pochi secondi di Zelensky sulla controffensiva, perché è giusto partire da qua. Nelle ore precedenti all'incontro di Zelensky con il Papa si è puntato molto, ne abbiamo parlato con Concita anche la settimana scorsa, del ruolo della mediazione vaticana. Eppure le dichiarazioni di oggi di Zelensky sembrano in qualche modo cambiare l'ordine delle priorità. Vediamo. Io so che noi siamo molto motivati e non solo coloro che sa cosa fare, ma anche il popolo che è in attesa, che ogni giorno ci fa la stessa domanda che ha fatto lui adesso a me attualmente, e non posso rispondere a questa domanda, ma voi vedrete i risultati e la Russia sentirà questa cosa. Ci saranno le azioni di controffensiva e respingeremo i russi, e quindi in questo modo il suo sostegno interno indebolirà e lui cercherà altri passi.
La domanda era quando sarà la controffensiva e Zelensky dice i russi se ne renderanno conto. Vuol dire, questa è la domanda per Tocci e poi tutti gli altri, che a questo punto la mediazione vaticana sembra essere in qualche modo sospesa. Che idea si è fatta lei di questa, di queste ultime dichiarazioni? Ma allora, in realtà della mediazione vaticana si è parlato molto in Italia, non si è parlato della mediazione vaticana o in realtà la mediazione in generale o il negoziato in generale da nessun'altra parte al mondo. Ah. Quindi su questo mi dispiace dare la cattiva notizia, se è una cattiva notizia, ma purtroppo non è questo, purtroppo, per fortuna, secondo dei punti di vista, non è questo il dibattito internazionale. Però era il Papa tant'è stesso. Che... No, infatti il Papa stesso che lo disse, sì. Però, che lo annunciò, no? Fu lo stesso, esatto. Papa Francesco a parlarne. Esatto. Sì, ne ha parlato, però appunto non gli hanno parlato né i russi né gli ucraini né il resto del mondo, quindi voglio dire non se ne parla di questo tema, tant'è che di che cosa hanno parlato, non sappiamo esattamente di che cosa hanno parlato Papa Francesco e Zelensky, sappiamo appunto, leggevo il tweet di Zelensky dopo l'incontro con Papa Francesco, hanno parlato della deportazione dei bambini, hanno parlato dei crimini di guerra, hanno parlato di temi sostanzialmente umanitari. Non è emerso nulla riguardo a una mediazione. Ma perché non si parla di mediazione? Perché sostanzialmente non è questa la fase di questa guerra. Appunto, sappiamo che, ma lo sappiamo da mesi, altrimenti per quale motivo si sono date, diciamo, le armi che si sono andate agli ucraini? Sappiamo che comunque è in corso le preparazioni per una controffensiva, non sappiamo esattamente quando, non sappiamo esattamente dove. Quello che sta avvenendo in queste ore, in questi giorni a Bakhmut non deve essere letto come l'inizio di una controffensiva. Vedremo quando e come appunto inizierà questa controffensiva, ma che ci sarà è cosa certa, ripeto, altrimenti abbiamo passato l'ultimo anno a parlare di armi per cosa, se non per liberare territori e popolazioni occupate che appunto peraltro occupate e dove quegli stessi crimini di guerra di cui non che sono stati l'oggetto delle discussioni tra il presidente Zelensky e il Papa. Quindi, come dire, c'è un collegamento tra tutte queste cose, ma di mediazione sostanzialmente, di negoziati in questa fase non si parla. Ma allora, vediamo il commento su Telegram, mi pare, no? Che Zelensky ha lasciato dopo... la fine dell'incontro con il Papa ha detto una cosa come vittoria, pace e vittoria. Allora, Senaldi, che cosa è venuto a fare Zelensky? Zelensky è venuto, non è stato un viaggio di pace, non è stato un viaggio per promuovere la pace. Zelensky è venuto a rivendicare la lotta di resistenza ucraina. È venuto non a caso è venuto a Roma e andrà domani a Berlino. Noi sappiamo tutti che Zelensky, che sta difendendo eroicamente la sua patria, è tenuto in piedi in realtà dagli Stati Uniti, perché altrimenti da solo non potrebbe assolutamente farcela, ed è venuto, diciamo così, per spazzare via ogni possibilità di trattativa di pace a breve periodo, tant'è e per lanciare un messaggio alla Francia. Non a caso viene nell'Italia, che è il paese più atlantista, non a caso va in Germania perché per riportare, diciamo, la Germania nell'asse, ma è un viaggio che dice noi andiamo avanti e la pace non è prossima. È un viaggio bellicoso, si può dire, ma tutti noi lo capiamo. Per stringere alleanze. Massimo Franco, sentiamo prima che cosa ha detto Giorgia Meloni e poi ritorniamo così... Lei che conosce anche molto bene quello che accade all'interno del Vaticano, capire esattamente a questo punto questo impasse nel quale siamo e quale può essere il ruolo futuro del Vaticano. Vediamo. Meloni prima. Diamo il nostro sostegno alla pace, purché sia una pace giusta. Noi non siamo così ipocriti da chiamare pace qualsiasi cosa che possa somigliare a un'invasione. Alla pace non si può arrivare con nessuna opzione di resa. Sarebbe terribilmente ingiusto, ma sarebbe anche molto pericoloso. Alla pace si arriverà solamente se e quando la Russia cesserà le ostilità e gli attacchi agli obiettivi civili. Insomma, Franco, il ritiro, verrebbe da dire, assoluto e incondizionato da parte dei territori conquistati dalla Russia, quindi tutta la regione del Donbass, soltanto da lì in poi si potrà iniziare a trattare. Questo sembra essere il senso della giornata di oggi, a 15 mesi dall'inizio della guerra.
Questa è senz'altro la volontà del presidente ucraino, ma credo anche sia una posizione che cerca di far capire che qualunque trattativa deve partire da questo. Poi se c'è una trattativa il quadro può cambiare, a mio avviso. Quello che è certo è che secondo me si è caricata di troppe attese questa storia della mediazione. Io credo sia stato più un desiderio del Papa di smuovere le acque rispetto a uno stagno di guerra che è ancora molto insanguinato. Che ci ha tenuto d'altronde, lui peraltro in quel viaggio in aereo di ritorno in Italia a dire... Sì, secondo me è qualcosa che ha lasciato un po' interdetti, perché è l'ennesimo tentativo del Papa, che si sta sforzando molto in questo senso, ma che però mi sembra non riceva molta udienza, anche perché quello che non si capisce a volte bene è che la religione, il cattolicesimo, il Vaticano, l'ortodossia, non sono la soluzione al conflitto, ma sono una delle cause del conflitto, anche se meno dichiarate e meno pubbliche. Quindi è l'idea che poi il mondo ortodosso conceda al Vaticano la possibilità di risolvere una questione nella quale c'è un mondo ortodosso già divisissimo, c'è di mezzo la NATO, c'è di mezzo il rapporto con la Russia e con la Cina, beh, questo mi sembra appunto qualcosa di non molto credibile. In particolare spieghiamo al pubblico che diciamo, l'omologo di Papa Francesco, cioè Kirill, è assolutamente impegnato con Putin nell'identificare questa come una guerra santa. Come gli ucraini sono identificati totalmente a livello religioso con Zelensky. E quello che deve essere chiaro non è che il Vaticano, può sembrare una cosa che fa ridere, il Vaticano non può fare miracoli in politica estera pure, perché il Vaticano può intervenire se c'è una volontà di pace, di trattative, allora può facilitare molto. Ma se non c'è questo, il Vaticano non solo è impotente, ma rischia pure di essere additato come qualcosa che crea confusione. Divisivo. Sentiamo il professor Galimberti. Umberto Galimberti, questa frase di Zelensky, vittoria significa pace, che si può leggere anche all'incontrario, no? L'unica possibilità, la pace per noi è la vittoria, che ha pronunciato a metà di questa giornata, appunto dopo aver visto il Papa. Allora faccio anche a lei la domanda che ho fatto a Senaldi. Secondo lei cosa è venuto a fare Zelensky in Italia? Beh, è venuto, io penso, a ribadire che bisogna che l'Europa e l'America continuino a fornire delle armi, perché non c'è nessun'altra pace se non quella della vittoria nei confronti della Russia, perché i dittatori capiscono solo la sconfitta militare, non si siederanno mai a un tavolo di pace. E quando si dice che ma allora l'America e l'Inghilterra e l'Europa entrano in guerra, beh, insomma, se gli Stati Uniti non fossero entrati in guerra contro Hitler, se non ci fosse stata la resistenza, noi avremmo ancora Hitler e Mussolini. È inutile scandalizzarci di queste cose. Il problema è che la pace la si ottiene o se Putin smette di fare la guerra, oppure se smette di farla Zelensky. Ma se smette di farla Zelensky, l'Ucraina esce dalla cartina geografica. Tocci, tra le questioni che sono state poste oggi a Zelensky, ce n'è una in particolare che secondo me è ficcante e riguarda il futuro, in particolare gli Stati Uniti. Oggi c'è Biden, ma nel 2024 il quadro potrebbe cambiare. Mm-mm. Qualora vi fosse Trump alla Casa Bianca, il sostegno americano, secondo te, sarà come quello di oggi incondizionato o questo potrebbe cambiare il quadro? E quindi i russi, come dire, aspettano il 2024 e quindi tengono una guerra di posizione, questa è la strategia? Proviamo a capirlo, perché su questo Zelensky non ha risposto più di tanto. Ha detto sì, siamo amici, gli americani sono sempre. Sì, questa, loro, no? Questa credo che sia, che in realtà riguarda gli Stati Uniti, ma non solo gli Stati Uniti. Allora, perché non esiste una pace, se per pace intendiamo trattativa? In realtà stiamo parlando di due cose un po' diverse, però diciamo, perché non c'è una trattativa? Non c'è una trattativa perché Putin ha avuto, diciamo, nel corso di questa guerra una serie di teorie della vittoria. Quindi teoria della vittoria militare intendo, no? Quindi la teoria della vittoria che chi sarebbe caduta in due giorni, teoria della vittoria che prevedeva l'inverno freddo e costoso che avrebbe piegato la volontà dell'Occidente,
teoria della vittoria in cui bombardando infrastrutture critiche ucraine e centri residenziali avrebbe spezzato, diciamo, la volontà degli ucraini. L'unica teoria della vittoria militare che gli è rimasta è l'affaticamento dell'Occidente. Questo affaticamento effettivamente passa, diciamo, un po' per l'Europa, ma anche, appunto, chissà, cambia qualcosa negli Stati Uniti. Allora, naturalmente, diciamo, fare previsioni su come si comporterebbe Trump, ma letteralmente Trump, appunto, non un candidato repubblicano, ma Donald Trump, essendo Donald Trump la persona che è impossibile. Ma la riflessione, diciamo, un po' più strutturale che volevo fare è che in realtà che sia Biden o che sia un altro candidato repubblicano, un conto è quello che si dirà in campagna elettorale, cosa ben diversa quello che faranno gli Stati Uniti il momento in cui ci sarà un nuovo presidente, che sia una rielezione di Biden o che sia, ripeto, un altro candidato repubblicano. Su Trump non faccio previsioni per definizione, dato, diciamo, il personaggio, perché in realtà potrebbe andare da un estremo all'altro e quindi non oso fare previsioni. Ma dico tutto questo per dire che è sbagliato immaginare che negli Stati Uniti ci sia una polarizzazione in cui i repubblicani in realtà vorrebbero la pace. Per pace vuol dire, stiamo parlando di resa, no? Perché chiamiamo le cose con il loro nome. Non c'è assolutamente questo tipo di polarizzazione. Ripeto, sarà poi un dibattito polarizzato in campagna elettorale per definizione, no? È una campagna elettorale. Allora, cambiamo tra poco argomento, ma prima vi facciamo sentire lo stesso Zelensky che dice: io non parlo con Putin. E il tema è: ma allora questa guerra, se non c'è mediazione, se il Vaticano può solo far danni, se vittoria e pace, se non parlo con Putin, che doveva durare pochi giorni, quanto potrebbe durare? Anni? Sentiamo Zelensky. Ma se fosse necessario, lei sarebbe pronta a parlare con Putin? No, ma di che? Di cosa vogliamo parlare? Di cosa parliamo? Abbiamo fatto di tutto il possibile per poter condurre un dialogo. Con chi dovevo parlare? Non vuole niente. Per lui è uno scherzo. Lui potrebbe fare dei passi diplomatici, ma credetemi, un anno dopo arriverà a uccidere di nuovo. Quindi no, ma di che un anno dopo arriverà a uccidere di nuovo? Quello che servirebbe è che la scomparsa di Putin, cioè la smaterializzazione di Putin, perché la sua sola presenza... Domanda. No, di Natalie Tocci, prego. Allora, diciamo, qual è uno scenario verosimile? Uno scenario verosimile in cui ci sarà una o due controffensive ucraine, diciamo, che andiamo avanti da adesso alla fine dell'anno. Ripeto, è il motivo per cui è stato dato il sostegno militare che è stato dato, perché sennò viviamo sulla Luna. A questo punto non sappiamo, e anche qua è inutile fare previsioni, su quanto territorio riusciranno a liberare gli ucraini. Diciamo un X, questo X potrebbe essere poco, molto, tutto, non ho la più pallida idea. A questo punto immaginiamoci uno scenario in cui Zelensky, non perché è pressato da Biden, ma Zelensky dice: benissimo, adesso sì che io sono pronto a negoziare con Putin. Noi tutti contenti, vedi, adesso Zelensky vuole negoziare, si arriva alla pace. Benissimo, Putin continua a dire quello che ha detto fino adesso: no, io non voglio negoziare con nessuno. Quindi in realtà lo scenario è uno scenario, in questo senso ha senso quello che dice Zelensky, in cui ci sarà probabilmente una situazione di non guerra così come la conosciamo adesso, in cui comunque gli ucraini vogliono e devono liberare il proprio territorio, ma una situazione di non pace protratta che durerà, puntini, 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 finché ci sarà, che sia Putin o che sia comunque un regime imperialista in Russia, che continua a rappresentare una minaccia per l'Ucraina e i suoi vicini. Cioè un regime di non pace... Sembra la non vittoria, si ricorda Massimo Franco la famosa non vittoria? Una situazione alla coreana, in cui di fatto c'è un confine più o meno stabilito che però poi non risolve il conflitto. Ma poi credo ci sia anche un altro tema, che noi sappiamo poco delle dinamiche all'interno del Cremlino e quindi non sappiamo se Putin per paradosso rappresenti l'ala moderata oppure se dietro a lui ci sia qualcuno che vorrebbe qualcosa di più radicale e ancora più violento, perché se pensiamo a Medvedev, che pensavamo fosse un moderato, dice delle cose contro l'Occidente che fanno venire i brividi. Quello però che
che sta venendo fuori è che il viaggio di Zelensky è il viaggio di uno che già si sente parte dell'Europa. E il tema è questo, e ritorna ad essere questo. Cioè, io ho la sensazione, finora, quello che abbiamo capito è che il Cremlino preferisce distruggere l'Ucraina piuttosto che permettere all'Ucraina di essere parte dell'Europa. Ma ormai l'Ucraina, di testa, non soltanto militarmente, già si sente lì. E quando Zelensky dice è inutile che io parli con Putin, io credo che se anche lui volesse parlare con Putin e Putin accettasse, la popolazione ucraina ormai ha un sentimento così forte antirusso che non so quanto glielo permetterebbe e a quali condizioni. Allora, questo tema, il tema della guerra, della non pace che può durare anni e della, come diceva prima Senaldi, il viaggio di Zelensky è un viaggio di tipo diplomatico, ma insomma il suo scopo è quello di smuovere, di avere più sostegno in termini... Anche sull'adesione all'Unione Europea. E alla NATO, però. E alla NATO. Il sostegno dell'Europa in termini di armi, perché le famose controffensive, una o due o molte che siano, si fanno con le armi. Allora questo ci porta all'altro tema, che è stato dibattuto oggi molto a lungo, che è la posizione di una parte perlomeno dei pacifisti, in particolare Carlo Rovelli, fisico, che è stato qui da noi qualche settimana fa e che dal palco del 1° maggio... ha detto parole molto aspre contro questo governo, entrando apertamente in polemica con il ministro della difesa, indicato come soggetto di conflitto di interessi, appunto per il tema delle armi, per aver lavorato in un'azienda che si occupa di armi ed essere oggi ministro della difesa. Allora, la posizione di Rovelli gli è costata, perlomeno per qualche ora nel corso del pomeriggio, la punizione, la censura alla Fiera del Libro, alla Bookmesse di Francoforte, che è una delle più importanti sedi di confronto del pensiero e delle idee europea. Questo ha suscitato una grandissima polemica nell'arco di tutta la giornata e Riccardo Francolevi, che è il commissario italiano alla Fiera del Libro di Francoforte, che aveva disdetto, per così dire, l'invito a Rovelli di andare ad inaugurare a nome dell'Italia questa fiera, alla fine della giornata è tornato sui suoi passi dicendo mi sono sbagliato, non ho avuto nessuna pressione, ma insomma è stato un pomeriggio in cui si è posto il problema e resta il problema del pensiero non allineato con la linea di governo. Sono stata un po' prolissa, ma era necessario spiegare i fatti, e vado dal professor Galimberti e poi da Pietro Senaldi per sapere... che cosa ne pensate di questo tentativo poi abortito, diciamo, di non far parlare Carlo Rovelli in quanto dissidente dalle politiche di governo? Prima mi lasci dire una piccola nota di coda a quello che si è stato detto prima. Sarebbe interessante che l'Europa da subito introducesse l'Ucraina nell'Unione Europea. E non è necessario che si facciano tutte quelle pratiche burocratiche che normalmente e probabilmente anche opportunamente si fanno quando un popolo in pace chiede l'ingresso in Europa. In una situazione drammatica come questa, la prima cosa da fare, Ucraina diventa Europa, punto a capo. Ce l'abbiamo il coraggio di fare queste cose, perché se non le facciamo l'Europa veramente non esiste. Detto questo, il fisico Rovelli, attenzione, non può usare la sua fama giustificata di grande scienziato per dire cose che sono in contraddizione con quello che dice il Presidente della Repubblica in un posto in cui lui è invitato a Francoforte come rappresentante dell'Italia. Non lo deve fare, esattamente come quando è stato chiesto ad Einstein se credo o non credo in Dio. Einstein ha detto sì, io credo in Dio. E dopo non si può dire, ma siccome Einstein crede in Dio, allora anch'io credo in Dio. Perché questo è il risultato finale, anche se non è nelle intenzioni di Claudio Rovelli. Gli scienziati devono parlare solo di scienza, però le perché fuori di lì le faccio un'obiezione. Il loro parere equivale al mio, equivale a quello del mio portiere. Ecco, a parte che io il suo parere lo ascolto volentieri anche se parla di frutta e verdura, perché diciamo una persona competente in qualche modo è una persona che ha imparato a distinguere il vero dal falso, che comunque ci prova. Ma io le faccio un'obiezione, professor Galimberti, che è questa. Un conto è parlare in un talk show e parlare dal palco del 1° maggio, dove sei chiamato ad esprimere le tue opinioni personali, anzi sei invitato a farlo, perché sei lì nella veste di appunto essere pensante, essere umano, militante. Un altro conto è tenere un lectio magistralis su temi della fisica quantistica, su buchi bianchi e buchi neri, in apertura di un consesso che non è un consesso politico, è un consesso culturale.
la Lectio Magistralis, immagino, io non l'ho ascoltata, ma insomma l'indicazione che gli è stata, non l'ho ascoltata perché non c'è stata e forse non so se ci sarà, ma l'indicazione che è stata data a Rovelli è quella di fare un'incursione nel campo della scienza e delle sue ricerche. Noi non sappiamo se Rovelli l'avrebbe usato quel palco per parlare di Ucraina o di politica, non è detto, è probabile di no. Se parla di buchi bianchi e buchi neri, tanto di cappello. Se appena esce dai margini, allora la sua posizione è veramente sbagliata. È interessante. Senaldi. Sentiamo Senaldi. Ecco, non ho bisogno, perché quello che ha ragione, sì, secondo me, Galimberti su questo, cioè l'Italia è ospite d'onore lì. A lui è affidato un compito, rappresenta l'Italia, quindi rappresenti l'Italia, e quindi quello è un contesto particolare. Però la lezione era di fisica, quindi anche questo è un elemento in più di discussione. Però il giudizio tuo qual è alla fine? Prima, guarda, gli dici di no, ora gli ridici di sì, sembra davvero, come dire, il classico, no? Il classico intoppo all'italiana. Vabbè, allora, il mio giudizio finale è che a Francoforte non dovrebbe andarci Levi, che si è dimostrato inadeguato. Se posso dire altro, dico questo, che il 1° maggio Rovelli è caduto in un buco nero e ha detto una serie di stupidaggini indegne di lui, peraltro non provate. Oggi Levi è caduto in 2 buchi neri. La prima perché lui si è pentito, ha avuto paura di quello che avrebbe potuto dire Rovelli, che è stata una sua scelta, e quindi è stato più realista del re. Siccome non è stato messo lì da questo governo, ha detto: se io metto Rovelli e Rovelli rifà lo spettacolino del 1° maggio dicendo delle stupidaggini, poi attaccano me. E allora ha fatto autonomamente questa scelta. Poi, siccome è stato attaccato e anche il governo gli ha detto scusa, se non ti spiace non nel mio nome, è dovuto tornare indietro. Quindi di tutti è il più inadeguato. Dopodiché nel merito io concordo interamente con Galimberti. Cioè tu sei lì a rappresentare l'Italia e insomma non sono le tue posizioni politiche. Un'unica cosa vorrei dire sulla guerra. Perché io credo che durerà? Perché è cambiato l'atteggiamento della Cina nei confronti di Putin. Cioè alla Cina sta benissimo che questa guerra duri, perché così continuano a farsi i fatti loro nel Pacifico, che è il vero scenario. Allora, anch'io vorrei, se posso, diciamo, uscire dai panni della moderatrice di questo dibattito e dire la mia su questo caso Rovelli, anche perché l'ho scritta e uscirà sui giornali di domani, quindi è inutile tacerla adesso. Io penso che la questione di merito rispetto a quello che dicevano Senaldi e Galimberti non sia tanto il punto, questa è una questione di metodo, nel senso che se tu sei in un consesso culturale e il tema del tuo intervento è un tema culturale, il governo, il commissario di governo non può decidere di far parlare soltanto, diciamo, le menti e i pensatori che sono in linea col governo, perché questo è il principio del pensiero unico e dell'asservimento della cultura al potere politico. Naturalmente bisogna che in una situazione politica si parli di politica e in una situazione di fiera del libro si parli, in questo caso, di scienza, come era il caso. Questo è, diciamo, super spot. E torniamo, vedo Senaldi che voleva fare una sua sentiamo la presentazione glossa, di Senaldi fra un momento, dopo questi pochi secondi di super spot, perché è qui la cancel. Questo è accaduto questo è accaduto perché Levi ragiona con i criteri della cancel culture. Io, se tu dici qualcosa che non mi piace, ti cancello. Questo, esatto, diciamo, e questo, so, vabbè, insomma, così, diciamo, non, esatta, non, non fino a no. questo punto, però naturalmente considerare che tu, in quanto rappresentante dell'Italia, chiami a rappresentare l'Italia qualcuno che rappresenta il governo, se si tratta di un luogo dove sono a convegno le migliori menti del nostro tempo, non è esattamente un bellissimo segnale. Un momento e torniamo. Allora, bene, siamo rimasti un po' in sospeso col caso Rovelli, ma ci torneremo. Se è una questione di metodo o di merito, se è censura o se è solo incompetenza o goffaggine, come diceva Senaldi in questo caso, da parte di Levi. Ma insomma il tema c'è, vi ricordate quando si sospesero le conferenze sugli scrittori russi? Come no? Perché allora bisognava anche convocare quegli ucraini, Paolo Nori. Vabbè, insomma, il tema è un tema rilevante, ci torneremo e avrà parola anche Massimo Franco, che ha su questo qualcosa forse da dire, ma la prossima volta. Grazie. Benissimo. Massimo Franco, grazie al professor Galimberti, grazie a Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Hai la pagina di domani già pronta, così chiudiamo con un guizzo, come dire, di colore. No, però non ce l'ho pronta, ma festeggeremo Zelensky
Proprio se... come se fosse il generale Patton. Come se fosse... Ah, fantastico. Beh, vabbè, grazie. Anche se ce l'avesse avuta non te l'avrebbe detta, perché tutte le volte gli fai fare... Grazie a Natalie Tocci. Dopo di noi va in onda Eden, un pianeta da salvare. Licia Golò ci porta a Cervia in Emilia Romagna e poi a Narni e tra le valli e i castelli dell'Irlanda del Nord. Noi banalmente ci vediamo domani. Qui a Roma stiamo. Qui, nessun castello, sempre qui. Qua. È il nostro castello.